Bentornati sul canale, buon anno, spero che abbiate passato delle belle feste e così iniziamo questo 2022 con un artificiale per una specie precisa e ben mirata. In realtà sto mentendo perché siamo ancora nel 2021, ma il video verrà pubblicato nel 2022, quindi comunque tutta la mia vita, in tutta la mia esperienza di pesca ho catturato un bel numero di pesci, un target largo, dai predatori a pesci da fondo, per esempio carpe, siluri, cavedani, barbi, aspi, in mare ho preso classiche occhiate, tanui, pronchi, anguille, carassi, scardole, arborelle. C'è un pesce che da tempo vorrei catturare. Lo dico sempre, voglio, poi non vado. E di conseguenza, se non vai dove sai che c'è, non lo puoi prendere. Sto parlando del luccio. Siamo in un periodo un po' particolare perché quando andrò a fare la pescata saremo a gennaio e non lo conosco bene. C'è chi dice di usare esche grosse, c'è chi dice esche piccole, recupero lento, c'è chi dice recupero veloce. E io ho pensato a questa. È una swimbait. Dimensioni grosse, piccole, medie, perché siamo circa 16 cm con la coda, che si recupera a velocità lenta, cioè veloce, media, quindi è una via di mezzo, diciamo. Direi di metterci al lavoro. Andrò a usare legno di samba. Segnato dove asportare un po' di materiale. Ho già inciso il taglio 45, mi sono dimenticato di filmarvelo. Ora, per dargli un po' di forma, ho deciso di andare di dremel e le carta vetro, cambiare un po', provare un po' un sistema diverso. Polveroso come metodo. Però interessante. Ora l'intaglio al centro, la V, non mi è venuta perfetta. Adesso un pochino l'ho corretta e andrò ancora a carteggiarla un pelo per cercare di centrarla bene. Però la cosa non mi preoccupa più di tanto, perché in tutti i miei artificiali non sono mai perfetti. Non ho mai fatto due artificiali uguali uno all'altro, non ho mai fatto niente di troppo simmetrico, non per scelta e non perché non sono preciso, perché volendo potrei farlo. Semplicemente perché, essendo fatti a mano, e ripeto, si possono far perfetti e c'è chi lo fa, però secondo me un artificiale fatto a mano, anche se ha un difetto, può essere il suo pregio. Nel senso che magari questa V non perfetta gli fa fare un movimento particolare che porta magari ad attaccare di più. Ho visto dei crank che per errore andavano a destra, a sinistra ed erano micidiali. Quindi io quando mi succede una cosa del genere non è che prendo, butto via l'esca, no. Non me ne vergogno, ho sbagliato, però
dall'errore vediamo di far nascere qualcosa di buono. Vado a fare i fori per gli anellini a vite. Che al momento saranno provvisori, ma che comunque andrò poi a incollare. Ho fatto delle prove, non ho ancora fatto il video, ma lo andrò a fare. Tirando con questo, una treccia da 60 libbre, vedete il risultato. Questo su un anellino del 0,8 incollato con l'Attac, ok? Adesso poi andremo a fare un video e vi farò qualcosa di figo. L'anellino non si è mosso, si è ovalizzato, abbiamo strappato tre volte la treccia da 60. Scusate, la treccia da 60 libbre. La treccia da 132 libbre. Pardon. Quindi io non ho paura degli anellini. Per la pinnetta e la coda, Lexan da 1,5 mm, o 1 mm. Aggiungiamo qualche piccolo dettaglio. Si vedono a fatica, ma penso che quando siamo verniciati si vedranno molto di più. Ho dato una mano di resina per isolare il legno e ho segnato i punti dei vari fori per il piombo e per l'armatura. Allora, ieri il telefono mi ha abbandonato, sono andato un po' avanti, ho già inserito gli anellini a vite, ho chiuso i buchi del piombo, ho già fatto i fori per l'armatura centrale, l'ho provato in acqua e sembra funzionare bene. E siccome voglio tenere dei colori naturali, ho deciso di andare ad applicare un foil. Adesso vi mostro una tecnica spettacolare per fare le squame. Sono andato per comprare una retina. Un pezzo grosso così da me costa tipo 19 euro, cioè ormai non si può comprare più niente. Incredibile. Non il miglior foil di sempre, ma io stasera ho bisogno che questo artificiale sia finito, perché non avrò più tempo poi, quindi devo finirlo assolutamente. E anche se non è perfetto, non me ne frega niente. Non male, dai. Abbiate pazienza se sto andando come un treno, ma devo finirlo. C'ho pochissimo tempo. Voglio andarlo a provare in pesca. Un po' di bianco sulla pancia. Bianco perla. Un po' di nero sulla schiena. Retina, un po' di color shift. Non si vedono assolutamente in video. Forse qua, sì, qua si vedono un po' di più.
ultimi ritocchi con l'aerografo. Intanto che la schifezza asciugare, mio ultimo acquisto. Non conoscevo questa marca, roba interessante. Già un signor Guadino questo qua, eh? Retraibile. Così. Molto comodo questo sistema per non tenerlo completamente aperto. È un po' piccolo sto garage per... così la rete non raschia da tutte le parti. Le finiture sono anche discrete, dai, per 20 qualcosa, non mi ricordo. Poco più di 20 euro, non è male. Speriamo di riuscire a testarlo. Non la mia opera migliore, sicuramente. Però è la prima swim che faccio. Non è, cioè, non la prima. Però una delle prime. Ho provato questo sistema per la coda, per lasciarla bella mobile. Voglio vedere come funziona. Se funziona potrebbe essere interessante. Ho deciso di fare una piccola dedica a questo anno che sta finendo. 65 grammi, una bella padellina. Visto che oggi è il 30, questo sicuramente è l'ultimo artificiale che farò. E come buoni propositi per l'anno nuovo, lavorare bene, fare cose interessanti. Difatti questo mi è venuto così, per il semplice motivo che non avevo voglia di fare una swim, sono sincero. Quando mi è venuta voglia di fare una swim, volevo fare qualcosa di un colore semplice. Quando ho chiesto a mio amico che va a pescare spesso dove andrò io, mi ha detto di fare colori naturali e allora mi è cambiato un po' tutto, mi è passata un po' la fantasia. Però dai, tutto sommato non è malaccio. La sento bella bilanciata, l'ho provata in acqua, affonda. Potrebbe essere, sicuramente avrà una bella azione. Spero. Ora penso ad altro per qualche giorno. Il 5, se tutto va bene, la vado a provare e vi porto con me a pescare. Lago Altafiore. Ho già fatto qualche lancio di prova e ho un nuoto totalmente casuale, cioè è bellissimo, nuota come una swim, se si tira piccoli colpi al classico nuoto destra sinistra destra sinistra, ha un bellissimo effetto wobbling in caduta, è un gioiello, insomma è venuta veramente bene, brutta vedersi ma funzionale. Piove, un impermeabile, quindi con la GoPro sentirete tutti questi rumori qua e devo stare un po' attento perché non ho la cover, non è impermeabile e questo tempo non è l'ideale. Guardiamo l'azione dell'esca. Guardate la devastazione dell'ultima alluvione, qui non c'è ruscelli, non c'è niente, ha portato via una sponda intera, incredibile. Ottime scelte di traiettoria. Lucio, dove sei? Invidio tantissimo quelli là
Non li vedete perché col grand'angolo non si vedono. C'è una tenda là, c'è della gente a car fishing. È una vita che non mi faccio una bella tendata e mi manca un sacco. Saranno al caldo con la zebra accesa. Ah, io invece qua come un povero disgraziato a prendere l'acqua, a cercare di prendere un pesce che non ho idea assolutamente di come si comporti, almeno in questo periodo, anche se probabilmente sarà appoggiato sul fondo e non gliene fregherà assolutamente niente di tutto ciò che gli lancio vicino. E l'idea di pescare con un'esca di 15 centimetri in un lago di qualche milione di metri cubi d'acqua non mi dà conforto. Ora la smetto di dire stronzate, ve lo giuro. Andiamo a farci picchiare dalle oche. Vabbè. Soffia. Io devo pescare, non rompete i coglioni. Questa qua è la mia posta preferita quando vengo a pescare le carpe. C'è un punto magico. Provare anche un po' in questa ansetta, ma non vorrei disturbare loro, quindi al momento lascio stare. Un po' di rispetto non fa mai male. Adesso se va bene hanno calato tutti qua, recupero, faccio su 6 canne in una volta. Devo salirci, non posso. La fortissima tentazione di salirci, ma è molto instabile e scivoloso. Ma perde. Fa male questa. La cosa buona è che so dov'è e tra un paio di mesi potrei tornare a riprendermela. Però fa male. Brutto brutto. Proviamo con uno sciaddone bello acceso. Anche se mi hanno consigliato i colori naturali, oggi non è propriamente la giornata giusta, secondo me. Troppo pesante. Lo sento che si pianta nel fango. Credo che una scelta adeguata al momento sia il temutissimo Black Minnow. Provo a farlo strisciare praticamente sul fondo. Un recupero molto lento e lineare. Magari qualche gercatina. Avevo la mia bella swim. Dimensioni giuste, peso giusto. Ora tutta roba troppo piccola, troppo grossa. C'è un'attività allucinante delle carpe stamattina. C'è un filo in tutto il lago, passateci sopra. Se fossimo in estate io il luccio lo cercherei in queste zone qua. Ora chiedo a qualcuno più esperto di me. In inverno vale la stessa cosa? O stanno più al centro del lago? Ho visto un affare arancio fluo. Ah, marker nella corda. È il secondo che recupero in questo lago. Proviamo un po' la classica ferraglia. Sapete cos'è anche che mi fa un po' incazzare? Che la prima pescata dell'anno ho già perso la swim e non gli avevo neanche ancora fatto una foto per la thumbnail. Spero di ricavare qualche fotogramma decente dal video o di prendere un bel pesce e di mettere quello come thumbnail. La madonna! Cos'è successo che faccio dei lanci così? Vai a pescare il luccio, dicevano. È divertente, dicevano. Sono consumato le dita a lanciare. Che carpa! Scappata. L'avete vista? Che spettacolo. Il mio cuore dice ancora, il mio braccio dice basta. Ah, che male. C'è un problema al nervo del gomito. Sono 4-5 ore che lancio come un dannato, non ce la faccio più.
ho deciso di andarmi a riprendere la swim bait. Come farsi bandire da un lago a vita. No, a parte tutto, più che altro perché l'ho persa veramente tanto vicino a riva e siccome d'estate noi carpisti facciamo le foto in acqua, non vorrei mai che qualcuno ci mettesse un piede sopra o si tagliasse. Ma due ancorette grosse, lì è veramente pericolosa. È a un metro da riva. Non dico che la vedo, ma vedo dove è agganciata. Primo lancio. Ma è di ferro sto gancio. Incredibile, puoi agganciare qualcosa, non ci riesci. Ci ho già lasciato un artificiale, una testina attaccata lì. Non ho neanche di ancorette esagerate, da dire, l'aggancio con un'ancoretta e tiro. Le apro. Spero non mi stia vedendo nessuno. Niente, dai. Se andate in posto 11 ad Altafiore, state attenti ai piedi. Cosa che vi dica, magari poi torno con un arpioncino. Mi spiace proprio lasciarla lì. Bene, dai, prima pescata del 2022. Perso l'esca, preso un cazzo. Vabbè, comunque ci sta. Già tanto che sono riuscito a venire. L'unica cosa che mi dispiace un po' è non aver curato bene tutto il video nei dettagli. Quando lo costruivo puntavo a fare più un video di pesca, ora che sono a pescare non ho fatto chissà cosa. Dal prossimo si alza il livello, io ve lo dico. Perciò iscrivetevi per non perdervi il video, attivate le notifiche, se no fate quello che volete. Ci vediamo nel prossimo video.